allo spiedo. Il pollo allo spiedo, sì. A me mi toglie se faccia. A me piace il petto e a te? Me lo domandi? Lala! Specialmente se si chiama Agata e fa l'analista. Una psicologa approfitta dell'assenza del marito per andare alla casa al mare per trovare distrazione dalla solita vita quotidiana di coppia. Il marito, dal canto suo, sentendo la stessa necessità della moglie e sapendola a casa, decide anch'egli di recarsi alla ridente casetta. Ma i due non sono soli. Questo è l'incipit della commedia italo-dialettale dal titolo Lala o la coscia, quiste o problema. Tu ti chiami Lala? T'è sposato con nulla certo. Andata in scena sabato 25 e domenica 26 febbraio al Teatro Turoldo di Taranto, portata sul palco dall'Associazione Artistico-Culturale L'Erba Cattiva, con la regia di Corrado Blasi e con gli attori protagonisti Maria Rosaria Mascaretti, Giusy Natale, Giovanni Di Ricatti e Carmine Mariella. Grande successo di pubblico nelle due serate per questa classica commedia italiana che lascia poco spazio all'immaginazione dello spettatore, in quanto già dall'inizio è svelato il tradimento con l'involontario scambio di coppia in un susseguirsi di esilaranti colpi di scena con sorpresa finale. Corrado Blasi, come mai hai scelto delle coppie, diciamo, un po' più attempate per questo scambio? È molto semplice, due ragazzi che amoreggiano è una cosa quasi normale, anzi dovuta alla vita, ma delle persone che sono di una certa età, che amoreggiano, danno quel tocco in più, quel pizzicorino, vale la pena. Una delle protagoniste, Giusy Natale, il tuo personaggio ce lo delini. Io sono una donna, appunto, come diceva lui poc'anzi, di mezza età, che vuole semplicemente divertirsi con gli uomini, andare a cena, gioielli, soldi, regali, viaggi, così si diverte, non riesce mai a decidere tra i due qual è il migliore. Ma poi ci sarà anche una sorpresa finale.